Eccoci qua a provare il MeToo con la nuova app per iOS, Mi, drone mini in inglese. Fino ad oggi c'era stata soltanto in cinese e si capiva poco. Quindi proviamo subito. Il MeToo è già collegato, wifi a 5 GHz e questa è l'app. Si può selezionare la grandezza, gli stick sono regolabili, diciamo, dove si poggiano le dita si posizionano. Allora, ci sono le varie voci che sono uguali alla versione Android, modalità 2, e restrizione d'altezza massima, in questo caso siamo all'interno, quindi 2 metri, anche se qua ci sono meno di 2 metri. Proviamo qua all'interno perché in esterno c'è troppo vento oggi e quindi non è possibile. Quindi facciamo una veloce prova con l'app iOS e vediamo come funziona. Appena si lascia lo stick non funziona più, quindi si preme premuto e si posiziona. Anche col buio riesce comunque a mantenere la posizione bene. Ok, adesso c'è la batteria scarica e quindi abbiamo provato, interrompiamo la registrazione video, e quindi abbiamo provato il MeToo con l'accelerometro dello smartphone, una funzione simpatica. In realtà c'è anche l'Airless Mode, con questo tasto qua, indipendentemente dall'orientamento, si riesce a pilotare. Ok, adesso c'è la batteria scarica, quindi atterriamo. Perfetto. Una breve prova veloce per verificare se il MeToo stabilizza, e abbiamo visto che non stabilizza né sul roll né sul pitch. Però abbiamo visto che ci sono delle funzioni simpatiche, come ad esempio il pilotaggio via tablet o smartphone con l'accelerometro, inclinandolo si può pilotare abbastanza agevolmente. Grazie a tutti per l'attenzione e alla prossima prova con il MeToo e con Quadricottero News.